peggio della popolazione, sono i politici, sono la cosa comunista ancora? No. Devo confessare di parlare, di prendermi un po' di tempo per parlare direttamente col presidente dell'Argentina nei camerini. Vedo che si sta preparando dietro le quinte. Tra poco lo avremo seduto qua in studio per chiedergli conto della sua posizione anarcocapitalista, come si definisce lui. Però poi avremo tante altre cose a Quarta Repubblica. Verrà da noi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, con lui tutti i temi dell'agenda politica di oggi. Ci vediamo tra poco, ci vediamo con Milei tra pochi istanti. State tutti connessi. Buonasera, benvenuti a Quarta Repubblica. Per me è una serata particolare, eccezionale, direi, perché è presente a Quarta Repubblica in studio con noi il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei. Buonasera e benvenuto a Quarta Repubblica e ovviamente in Italia. Ha fatto un tour di due giorni in Italia. Si tratta di un presidente liberale, liberista e libertario, come si definisce lui. Ha fatto una campagna elettorale eccezionale. Tutti quanti voi avrete visto ovviamente la sua motosega, che è il senso del taglio della spesa pubblica. Parla chiaro, si fa capire bene, ha un programma diverso rispetto a tanti presidenti e tanti politici che noi abbiamo visto e sentito nelle nostre trasmissioni televisive. Viva la libertà, caraco, è il suo slogan. Poi ce lo faremo dire dal presidente, come lo sa dire soltanto lui. È pieno di nemici, ovviamente. Gli statalisti ci sono in tutte le parti del mondo. C'è anche ovviamente all'interno del suo Parlamento chi non condivide la sua politica, ma ha vinto le elezioni, ha vinto il secondo turno col 55%, sono due mesi che si è insediato Presidente della Repubblica Argentina e ha fatto una visita dopo Israele proprio qua in Italia per incontrare il Santo Padre e il Presidente Meloni. Ci faremo dire tutto dal Presidente Milei, ci faremo raccontare la sua storia e come si diventa Presidente libertario con la motosega. Però, senta, le voglio chiedere subito una cosa non politica, ma una cosa che riguarda la sua famiglia. Sua nonna materna è figlia di immigrati italiani. Noi siamo italiani, lei è a Roma, è una visita importante. Cosa sente ancora dell'italianità? Bueno, in principio sono 75% italiano. 75%, io sono italiano, assolutamente italiano. Así es que porque los dos padres de perché de i mi, due de mi padre genitori di mio padre erano italiani di fatto. Y de parte mi mamá, e da parte di mia la mamma, la mamma era di origine italiana e il padre di origine jugoslave. Di conseguenza io ho il 75% di sangue italiano. E sembra che attira abbastanza tutto sommato, perché c'è una passione incredibile per l'opera italiana, soprattutto la parte che si riferisce a Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini. Cada vez que puedo, ogni volta che posso, in una epoca quando in un questione di trabajo, momento in cui per ragioni di privato, lavoro nel settore privato, ogni volta che dovevo fare un viaggio con scalo in Europa lo facevo con l'Alitalia, perché Roma, così potevo fare scalo a Roma. Non c'è più l'Italia privatizzata o fallita, non lo so. Sta bene, bueno, però sì. después Dio, però quando era in ese momento, comunque in quel momento io tipo di facevo così. Senta, lei si è definito presidente liberale e libertario e dice che è un unico nella storia. Perché lei si sente così unico a essere liberale e libertario? Bueno, porque en primer lugar es porque es ciertamente que soy el primer liberal libertario. Sicuramente sono il primo liberale libertario ad essere presidente. Es decir, no es un sentimiento, es un non è un sentimento, è una realtà, è un fatto. El segundo elemento poi c'è un altro aspetto che ha a che fare con il fatto che io filosoficamente sono anarcocapitalista. E quindi sento un profondo disprezzo per lo Stato. Io ritengo che lo Stato sia il nemico. Io penso che lo Stato sia un'associazione criminale. Claro.
Claro, esattamente. Ma assolutamente sì, di fatto sì. Ma di fatto lo Stato è un'associazione criminale in cui un insieme di politici si mettono d'accordo e decidono di utilizzare il monopolio per rubare le risorse del settore privato. Ma di fatto, come diceva Oppenheimer, il metodo da usare nel mercato è l'investimento, no? Il commercio, e il metodo dello Stato è invece appunto il rubare, quindi lo Stato non è soltanto l'associazione criminale più grande del mondo, ma inoltre è il ladrone stazionario più grande del mondo. Perché che cosa succede? Il ladro volgare è aleatorio. Io propongo al pubblico di pensare a quante volte le persone sono state attaccate da un ladro negli ultimi anni, no? Una volta, due volte, forse è stato un disastro, magari cinque volte, ma ogni volta che vai a comprare qualcosa in un luogo ti sta rubando lo Stato tramite le tasse, no? Quindi lo Stato ti ruba tutti i giorni. Ma questo, io mi sono reso conto che l'unico modo che c'era di evitare io entrare nel sistema e dinamitare il sistema dall'interno. Lei è presidente per distruggere il sistema. Basicamente in primo luogo per vincere lo status quo, che sono i politici corrotti che hanno il possesso dello Stato. Quindi noi abbiamo iniziato il nostro programma, c'erano 19 ministeri, adesso abbiamo 8 ministeri. Perché lei ha fatto afuera, 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 faccia afuera, afuera. Afuera. De hecho, en lo que va de nuestra corta gestión, hemos echado más de 50.000 abbiamo buttato fuori più di 50.000 impiegati pubblici. Vi sono più di 10.000 contratti che non sono stati rinnovati. Vi sono 200.000 programmi sociali che erano portati avanti in modo irregolare e li abbiamo licenziati e abbiamo abbassato del 98% i bonifici, i trasferimenti discrezionali alle province. Llevamos a cero la obra pubblica perché consideriamo, per quanto riguarda le opere pubbliche, noi riteniamo che un macchinario volto a creare corruzione, perché quello che bisogna capire è che la corruzione si riferisce all'esistenza dello Stato, perché esiste un funzionario che è disposto a vendere un favore, quindi gli imprenditori non possono comprare favori che i politici non possono vendere, e l'opera pubblica è una grande fonte di corruzione. L'Argentina. Però, Presidente, io voglio usare i suoi schemi, va bene? I suoi schemi liberali, va bene? Anche un grandissimo liberale che lei apprezza, il padre di tutti i liberali, Adam Smith, diceva: però lo Stato serve per la difesa, l'esercito, perché i privati non ce lo fanno. Per l'amministrazione della giustizia, perché quando ci sono delle liti bisogna mettersi d'accordo. E diceva Smith anche per quelle opere pubbliche che i privati non vogliono fare, le grandi autostrade o le grandi ferrovie o andare sullo spazio, perché nello Smith nel 700 non pensava allo spazio. Quindi un po' di tasse bisogna che ci siano, o no? A ver, una delle cose che una è molto importante, delle cose importanti da dire es entender è che bisogna capire l'anarcocapitalismo, cioè il contributo di Murray Rudin Rother, come un marco normativo. Come intenderlo come un quadro normativo. E poi c'è il mondo reale. Poi c'è il mondo reale dall'altra parte. E come uno lavora in questo mondo reale, visto che normativo. Uno lavora in questo settore, hecho, appunto fa questo quadro normativo. Io ho indicato questo fatto. Io filosoficamente sono anarcocapitalista, ma nella vita reale sono minarchista, cioè che la un'unica funzione dello Stato, secondo me, sono di fatto la difesa, la sicurezza e la giustizia. Ora, Presidente, lei sta dicendo delle cose che io comprendo bene, ma lei è stato votato dal 55% degli argentini. Un miracolo. È stato un miracolo. Ma non è la forza del cielo, è una forza sua, Presidente. Ma questi, lei gli sta dicendo, vi licenziamo, meno Stato. All'inizio lei ha detto no plata, cioè non abbiamo soldi.
Ma lei ha capito che non è veramente un miracolo? Come fa a dire alle persone votatemi, ma io non vi do nulla, non combatto la povertà, non fa discorsi sull'ambiente, non fa discorsi su... Cioè, lei capisce che è una... Perché... È strana questa cosa. Lei sta dicendo vi ammazziamo dal punto di vista sociale. Mire, hai una frase vi è una frase meravigliosa del grande professor Jesús Huerta, che in un certo momento dice i piani contro la povertà aumentano la povertà, i piani contro la disoccupazione aumenta la disoccupazione. Cioè, ma lo capiscono i cittadini, lo capiscono, lo capiscono, un professore lo capisce, ma i cittadini che l'hanno votata, che hanno scritto Milei, lo capiscono questo? È una cosa... miracolosa, mi sembra. Il 56% lo intendio. Evidentemente il 56% lo ha capito molto bene. Il 56% l'ha capito. Questo percentuale l'ha capito molto, molto bene. Ma lei c'ha la motosega. Quando lei. Ma lei è pentito di aver fatto vedere la motosega? La motosega? È pentito quando lei ha fatto quello spot con la motosega? No, tutto lo contrario, sto orgoglioso. Sì, no. Ma che sono assolutamente orgoglioso di averlo fatto. Sono orgogliosissimo. Io ho tagliato la grandezza della la dimensione dello Stato, stiamo alimentando dei programmi sociali e stiamo eliminando le opere pubbliche. Ma in Europa fanno il contrario. Noi aumentiamo le opere pubbliche, aumentiamo i progetti sociali. I politici vengono eletti perché raccontano che ci sono dei programmi di spesa pubblica. Lo sa questo? Le hago una pregunta. Le faccio una domanda. Qual è la zona del mondo che meno cresce? Qual è la zona del mondo che cresce di meno? L'Europa? Ovviamente, perché tiene un montone di Stato. L'Europa, perché ha tantissimi Stati. Keynesianos. Troppi keynesiani in Europa. Lo che hay que entender es que bisogna capire bene che il programma keynesiano... Il keynesianismo, Keynes, il fatto è che il keynesianismo dice che è una teoria creata in favore dei politici messianici e ladroni, per dei politici messianici e ladri, cioè dei corrotti. Per esempio, la opera pubblica. Ma ad esempio, le opere pubbliche. Che dicen que es lo que estimula la economía. Che dice che è quello che stimola, no? Lo sviluppo. Lei fa un ponte, ad esempio, no? Fa un ponte. Una ruta. E non so, una strada. Che ovviamente lo potrebbe essere il settore privato, però. Che lo può anche fare il settore privato, peraltro. Ora, primer punto es. Il primo punto è se lo può fare il settore privato. Perché non lo fa il settore privato? Vuol dire che il settore privato non vuole investire del denaro in queste cose perché lo vuole utilizzare per altre cose. Di conseguenza c'è un primo problema che adesso deve essere riapprofondito, perché come si può finanziare quest'opera sostanzialmente con delle tasse? Quindi quando tu riscuoti delle tasse a una persona per finanziare quest'opera, stai levando delle risorse dalle sue tasche e lo puoi utilizzare in altre cose. Non è che si creano dei posti di lavoro qui, stanno distruggendo dei posti di lavoro in un altro posto dell'economia. Facciamo un ponte perché c'era un fiume e ci siamo reso conto che commercializzare con l'altra parte del fiume era positivo. Vediamo un po'. Ma che cosa succede? Chi fa il ponte? Vediamo un po'. Le imposte non sono transitorie, queste imposte sono permanenti. Di conseguenza è un ministero che si dedica ai ponti e in un certo punto non c'è più spazio dove fare ponti, quindi si cominciano a creare, non so, il ministero del fiume per poter fare i ponti, poi non so, ministero di un'altra cosa, insomma, sono tutte tasse. Ma i politici vengono votati per i ponti e ci spiegano che serve fare i ponti e le imposte sono piccole su milioni di persone. Però non voglio fare una cosa di teoria politica, perché lei ha vinto le elezioni, ma io perdo l'audience se parliamo troppo di economia classica e austriaca. Una domanda però gliela devo fare. Lei è rigorosissimo economista, perché lei nasce come economista, studia economia e si è appassionato di economia, ma ha un approccio alla politica completamente non convenzionale. La sega, lei dice vive la libertà caracco, che io non lo posso tradurre in prima serata. Come mai è così non ortodosso in politica? Perché ha questa comunicazione così rivoluzionaria? Innanzitutto io parlo alle persone dicendo la verità. Che cosa succede?
Bisogna capire bene il contesto in cui tutto ciò avviene. L'Argentina è entrata nel XX secolo come uno dei paesi più ricchi del mondo. E adesso si colloca al 140° posto. A sua volta l'Argentina ha circa il 50% dei poveri, il 10% di indigenti, e tutto ciò è molto grave perché l'Argentina produce alimenti per 400 milioni di esseri umani e la pressione fiscale nel settore dell'allevamento e agricolo è del 70%. E tutto ciò vuol dire che lo Stato si leva via l'alimentazione di 280 milioni di persone e vi sono 5 milioni di argentini che non hanno sufficientemente cose da mangiare. Non hanno da mangiare proprio. Esattamente. E nel paese degli alimenti vi sono 5 milioni di persone che non hanno da mangiare, mentre lo Stato leva al settore privato alimenti per 280 milioni di esseri umani. In questo contesto l'Argentina, dall'anno 2011 fino adesso, non è cresciuta, per cui il prodotto interno lordo pro capite è caduto del 15% e peraltro il tasso di inflazione dell'ultimo anno è stato del 200% e ci hanno lasciato una iperinflazione che se l'avessimo stabilizzata monetariamente l'inflazione in Argentina sarebbe al 17.000%. Di conseguenza, in questo quadro, di fronte a dei politici cui va molto bene la situazione e a persone cui va molto male, c'è stata la possibilità di entrare per le idee liberiste e libertarie e ci sono stati vari volti di questa faccenda, perché i primi a ricevere questo messaggio sono stati i giovani, è stato innanzitutto il movimento giovane. Lei è molto votato dai giovani, è corretto? Esatto. Sì, effettivamente. Esatto, se le votazioni si rivolgesse alla fascia di gente sotto i 40, avremmo avuto il 70% dei voti, quindi il futuro liberale. E che cosa succede questo? Perché i giovani hanno una minore tendenza a essere ad avere un lavaggio del cervello. E l'educazione pubblica è il lavaggio del cervello? Vediamo, ad esempio, lei va all'Università di Buenos Aires, nella facoltà di economia, e lei conoscerà Keynes, Marx. Ma se lei chiede di Ludwig von Mises, credono che è il numero 9 dell'Olanda. E se si parla di Friedman, parlano di un assassino, consigliere di Pinochet. E quando si parla di Hayek, dicono che è stato colui che ha dato l'ordine di far esplodere l'incrociatore a Belgrano. Quindi, tutto questo è una questione nata con il socialismo. E questa è la vittoria di Antonio Gramsci, che ha detto che bisognava introdurre il socialismo nei mezzi di comunicazione e andare avanti da quel punto. Quindi, di fronte a questa situazione, la ribellione naturalmente era liberale. Questo libro di Huerta de Soto e Bernardo Ferrero, che vi faccio vedere, ci dovrebbe essere in grafica, che è stato tradotto in Italia, questo libro di questo suo economista, di Bernardo Ferrero, in realtà ci dà il senso del fatto che è vero o non è vero che questi libri, diciamo, dei liberali stanno avendo un boom di vendite in Argentina? Sì, la sede della libertà in Argentina. Sì, la sete di libertà in Argentina sta avendo un successo enorme. Fíjese esto. Perché nosotros en la campaña electoral noi nella campagna elettorale siamo stati molto chiari. Uno hablábamos de achicar si parlava di rendere, di abbassare le opere pubbliche, cioè rendere meno forte lo Stato, perché lo Stato è il nemico. Poi noi parliamo delle limitazioni. Quindi i miei fan andavano con dei biglietti del dollaro con il mio viso e siamo stati anche molto chiari nel
nella nostra politica internazionale, perché appunto si assomigliava molto ad Israele. Quindi io ritengo che noi abbiamo ottenuto una forte comunione, un grande accordo, e questo ha fatto in modo che nel secondo giro siamo arrivati al 57% dei voti. E la cosa interessante è che con tutte le misure che sto adottando in questo momento, la mia popolarità sta nel 65%. Nonostante il No Plata, nonostante i tagli che sta facendo, nonostante quello... A pesar de que no hay plata. Nonostante il fatto che non c'è denaro. Ma lei viene considerato dalla stampa internazionale populista. Io questo contesto. Un populista non dice non abbiamo soldi, dice al contrario, spenderemo tanti soldi, evidentemente. Però c'è una questione che le voglio chiedere su questo. Lei non pensa che una volta che entra la Casa Rosada, un po' me l'ha detto prima, un po' una volta che entra nel centro del potere, dovrà moderarsi? Fra un anno lei, Milei, non dirà più lo Stato è il nemico, perché lo Stato sarà lei. No, no. Yo creí que iba a venir a que me traten bien, no a que me insulten. Io non pensavo che lei mi insultasse. Non volevo. Non si arrabbi. A ver, mire, il vero insulto per lei è comunista ancora? No. Ma non esistono più i comunisti, Milei. Ah, no. Bueno, ah, non esistono? Vi sono molti socialisti che a lungo termine vogliono arrivare a questo. Sono comunisti vigliacchi. Ma gli argentini sono meglio dei loro politici? Gli italiani sono meglio dei loro politici? Gli americani sono meglio dei loro politici? Lei è così convinto che i politici non sono lo specchio della popolazione? Assolutamente. Sono lo peor della popolazione. Sono il peggio della popolazione. Sono i politici. Lo peor della sono società. La cosa peggiore della società. E l'altro che nosotros proponemos es e noi in questo reforma, insieme di riforme proponiamo di eliminare i furti fatti dalla politica. Guardi, negli ultimi 40 anni tutti i decreti urgenti che sono stati emessi dai vari presidenti, regolamentavano la vita degli argentini levando la loro libertà, sono stati tutti approvati. Noi invece stiamo cercando di restituire la libertà alla gente, perché se uno restituisce la libertà alla gente perde il potere politico, e di fatto i politici quando vanno alle elezioni chiedono il voto per che la popolazione dia il potere di trasformare la sua vita, la loro vita, della popolazione. E questa è veramente un'arroganza fatale. Noi invece, quando andiamo ad una elezione, chiediamo il voto per restituire il potere alle persone, in modo che ogni individuo sia l'artefice del proprio futuro, cioè restituire la libertà alla gente. Perché il comunismo è una malattia dell'anima? Io originalmente pensavo che fosse un problema mentale. Un problema mentale? Originalmente. Originalmente pensavo. Perché si è il socialismo puro. Perché il socialismo puro è stato sconfitto dalla teoria economica. Quindi, citando la teoria che è a favore della libertà, questa gente si rifiuta ad apprendere. Quindi, ho pensato prima che fosse un problema di indole di carattere mentale. Ma poi mi sono reso conto che era qualcosa di molto peggio. Que era una malattia dell'anima. Quando il socialismo si applicò in maniera plena. Quindi quando il socialismo è stato applicato bene. Non bisogna dimenticare che hanno assassinato più di 6 milioni di esseri umani. Ha fatto delle dichiarazioni molto, come nel suo stile, molto tranchant, molto nette sul Santo Padre che è argentino. L'ha incontrato a Roma. Vi siete anche salutati affettuosamente con il Santo Padre. Com'è andato l'incontro col Santo Padre? Per gli italiani ovviamente è una persona molto importante, anche per tutto il mondo cattolico. Lei è cattolico? Io sono cattolico. Sì, io sono cattolico. Anche sono un quasi praticante del giudaismo. Pratico un po' anche. Sì, lo so, ho visto al Muro del Pianto la sua anche trasporto. Però le voglio chiedere con il Santo Padre, che penso che in Argentina sia popolare. A ver,
El punto es el siguiente. Il punto è questo. Uno, la medida que va creciendo, evoluciona y va entendiendo. Si va, si evolve, si capiscono y le cose. Una de las cosas che ho capito in questi ultimi tempi. Entre otras cosas es que el Papa, fra le altre cose è che il Papa è l'Argentina, la persona argentina più importante di tutta l'Argentina, è il leader dei cattolici nel mondo, di conseguenza eso tiene una entità molto tutto importante, ciò comporta una cosa molto molto importante, rappresenta un istituto molto importante soprattutto in un paese come Argentina che ha tante radici cattoliche. Di conseguenza ho dovuto riconsiderare alcune posizioni e a partire da quel momento abbiamo iniziato a costruire un legame positivo. Senta, invece la sua storia come quella del presidente Meloni che ha incontrato il nostro premier è una storia, come si è definita la Meloni, di un underdog, di un sottovalutato che poi diventa premier lei, presidente lei. E, presidente Meloni ha detto che vi siete sentiti al telefono quando è venuta qua nella sua poltrona e che vi siete subito intesi. Come l'ha trovata? Come la trova il presidente Meloni? È meno liberale di lei, glielo dico subito. Bueno, pero es admirable el coraje che tiene. È ammirabile, ammirevole veramente il coraggio che ha, una donna ammirevole per il suo coraggio veramente. Non sono partidario di usare il liberalometro. Non voglio usare il liberalometro, diciamo così. L'importante è se la riforma ma la cosa importante è che le riforme vadano verso l'obiettivo più giusto. Ha sido muy inspirador ha ispirato molto il lavoro della presidente Meloni per quanto riguarda il fatto che si ispirano le cose e poi si continuano a farle. Di conseguenza per me è stato un contributo veramente meraviglioso quello che ha fatto lei e anche quello che sta facendo in questo momento. E io sto facendo la stessa cosa in Argentina, lottare contro lo status quo. Le cuento un'aneddota. Un aneddoto le vorrei raccontare. Quando assumo come deputato. Quando come deputato ho iniziato la mia carriera, noi eravamo soltanto due deputati. Insieme a un'altra collega eravamo soltanto due deputati. E un giornalista piuttosto volgare, direi, mi dice: ustedes son solamente ha detto che voi siete solo due persone in un ambito di 157 deputati. Non potrete fare nulla, non riuscirete a fare nulla perché non valete nulla. Io ho ricordato, gli ho ricordato che nel libro dei Maccabei, nel primo libro dei Maccabei, nel 3.19, il libro 3.19, si dice che la vittoria nella battaglia, nella lotta, non dipende dalla quantità di soldati, ma dalla forza che arriva dal cielo. E questo è stato molto interessante perché alla fine siamo arrivati a costituire il governo ed era molto interessante perché le persone hanno cominciato a prendere delle camicie, dei berretti che dicono la forza del cielo, no? Le voglio far vedere una clip per concludere questa intervista che la caratterizza. Viva la libertà, carajo! Perché caracco alla fine della Viva la Libertà? Non traduco, eh? Due cose. Due cose. Primero, che significa innanzitutto, che cosa significa la parola carajo? Il carajo è la parte più alta di una nave in cui c'è la persona che guarda all'orizzonte. Quindi, quando una persona diventa pesante, si dice, ma dice vattene al carajo, cioè vatti a far benedire, levati di mezzo.
puesto en estos términos. Quindi, dato il significato di questo termine, viva la libertà caraja, è una viva la libertà raddoppiata, con più passione, no? Quindi viva la libertà carajo. Lo dica ancora. Viva la libertà carajo. Senta, presidente, ritorna i prossimi suoi viaggi internazionali dove andrà dopo essere stato in Israele e in Italia? So che usted le preguntaría al jefe che sta dietro di camera. Questo bisogna chiederlo al mio capo che ma sta dietro. Ma è vero che sua sorella è l'unica persona che quando lei proprio è arrabbiatissimo la calma? Io non mi cabreo. Ma io non mi arrabbio mai. Io solamente sono un appassionato. Io sono un appassionato, soltanto un appassionato. Sono come un personaggio di Puccini. Lei ha visto la roba. Fatelo vedere. Pongan la opera la Bohème de Puccini, è una carezza all'alma. La Bohème è una carezza per la mia anima. Però lei è un rocchettaro, che c'entra con con Puccini? Non è un rocchettaro lei? Bueno, tenía una banda de rock. Avevo una banda rock. Pero bueno, después se me ma poi si è risvegliata la passione per l'opera. La passione per l'opera. La passione per l'opera è iniziata. È cominciata con il Nabucco, soprattutto con il Va Pensiero. Esattamente. Presidente, la ringrazio per questa lunga intervista che ha fatto. Io vorrei saluti i telespettatori italiani, ma a Meloni gliel'ha detto il suo slogan? Un saluto. Viva la libertà, carajo! Va bene. Grazie al Presidente Milei. Grazie, Presidente, la saluto. No, grazie.